Black Friday! Si vende, si svende, si compra, acquisto, porto in prestito, riscatto, no, con obbligo! Ragazzi, siamo arrivati finalmente all'ultimo giorno di mercato. Benvenuti e bentornati al vostro Marietto Milanista, soprattutto amici, amiche e tribù rossonera. Qui oggi ho come ospite il mio cane, come vedete che mi fa compagnia, il mio Poppy, perché oggi dobbiamo fare un po' il riassunto di queste ultime due giornate di quello che è successo in casa Milan, perché ci sono stati pim pam 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 pam, trick track, botta muro e bombe che si sono veramente scatenate da ieri a casa Milan, e speriamo che qualcosina ancora prima di questa notte si muova. Detto questo, io però prima di cominciare, a parte invitarvi a iscrivervi al mio canale con campanellina accesa per rimanere sempre aggiornati su ogni mio video, ragazzi, siamo vicini ai 500 e ricordiamoci che l'obiettivo è 1000 e vola ragazzo lassù, tan tan tan, nel milione più blu. Quindi cerchiamo di iscriverci, perché in questo canale si parla di Milan, ci sono sempre buone vibrazioni, ma anche di calcio, e soprattutto ci si riflette molto su certi argomenti. I miei iscritti lo sanno, per chi mi segue dall'inizio. Ma iniziamo con i saluti. Un follower di ieri mi ha chiesto, Pino70, Giuseppe Scarano, da Mottola, che è un paesino in provincia di Taranto, sulle colline tarantine. Veramente curioso sapere che c'è persone che da tutte le parti ti possono seguire. Mi ha chiesto di fare un saluto per sua sorella Carmela. Ti mando un bacio forte, perché si vede che non sta passando un periodo molto positivo nella sua vita. Però io, Carmela, ti invito a rialzarti, perché come diceva Brandon Lee nel Corvo, non può piovere per sempre. Scriviti questa e vedrai che sicuramente le buone vibrazioni torneranno a te. Niente ragazzi, quindi torniamo al nostro Milan. Dopo Ibra, dopo Begovic, dopo Chiaer, ieri pum parabum pam pum, ultimi due colpi, vedremo. Un tal Alexis Selemaker, proveniente dall'Anderlecht, nato il 27 di giugno come mio padre, del 1999 a Berkensainte-Agathe in Belgio, nasce nelle giovanili dell'Anderlecht, nel quale diciamo che poi è diventato già da due stagioni titolare, un ragazzo giovane. Dicono che sappia giocare bene tanto a destra che a sinistra, coi due piedi, tanto il ruolo di centrocampo che difesa. Se un jolly così, ragazzi, benvenuto sia. Io penso che è stato preso più che altro per rimpiazzare la partenza di Suso, quindi vediamo un po' di che si tratta, sono curioso di vederlo, se c'è lo zampino comunque di Boban in questo tipo di operazione. Sono curioso e vedremo. L'altro è Anthony Robinson, che lui è statunitense, Stati Uniti, però con cittadinanza inglese. Viene a sostituire Rodriguez come, diciamo, panchinaro al posto di Theo Hernandez. Poi bisognerà vedere, perché sembra che i due abbiano caratteristiche molto simili. Sembra che sia, per quello che dicono, un giocatore che si sganci parecchio sulla fascia. Vediamo. Lui nasce nelle giovanili dell'Everton, per poi passare nel 2017 un anno al Bolton e quindi essere acquistato nel 2018 dal Wigan, squadra conosciuta soprattutto per il famoso coro che poi hanno utilizzato gli irlandesi del nord durante l'europeo, sul giocatore Will Griggs. Ve la ricordate? Will Griggs on fire, your defense is terrified, Will Griggs on fire, your defense is terrified, Will Griggs on fire, your defense is terrified, Will Griggs on fire. Boo! La 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 la. Ve la ricordate? Ecco, oggi stiamo un po' di festa, quindi anche il mio cane l'ho fatto svegliare, così si ripiglia anche lui. E niente, però ragazzi, poi c'è anche la notizia che un po' mi preoccupa e che riguarda un'altra volta la telenovela Gigio Donnarumma. Ma questa, coming soon, come si dice, vi lascio a presto, perché ne parleremo dettagliatamente nei prossimi video.
Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, come sempre dategli un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale con campanella accesa e niente, oggi vediamo se riesco questa sera a fare un altro video per fare le valutazioni di mercato o lo farò domani mattina. In ogni caso, siamo sempre in connessione con tutto il mio cuore rosso-nero e sempre Forza Milan ovunque e comunque. Ciao e felice venerdì a tutti e tutte chiaramente.